Allora, l'immagine che vedete, che fa parte della sequenza iniziale del film, sulla quale però scorrono i titoli di testa, è un piano sequenza molto bello, che va a avvicinare le tre donne, il bambino e il cane al cavallo che sta sullo sfondo, eh, in fondo alla valle. Che senso ha questa, questo piano sequenza? Che è chiaramente onirico, è un sogno di Andrei, del protagonista della storia. Dà in maniera straordinaria, proprio attraverso il movimento di macchina che costituisce il piano sequenza, la lontananza incolmabile. Le figure si vanno allontanando sempre più dalla macchina da presa, e quindi si allontanano sempre più dal sogno e quindi dal ricordo che Andrei ha della terra lontana e della famiglia lontana. È interessante, a parte il commento, il commento musicale, che poi penso che ricordiate, dove interviene addirittura il requiem di Verdi, che rinforza ancora di più questo sentimento di incolmabile lontananza. Ogni tanto le figure si girano, le tre, le tre donne si girano. E eh, venendo verso di noi o tentando di venire verso di noi, verso la macchina da presa ovviamente, danno ancora di più il sentimento lancinante di una lontananza che l'autore, da una parte e il suo alter ego, cioè il protagonista Andrei, dall'altra, hanno di una distanza che ormai non può più essere colmata. Perché è vero che il significato letterale della parola nostalgia è dolore del ritorno, ma dovremmo, dobbiamo intenderla come dolore di un ritorno impossibile. E sia il protagonista della nostra storia, sia l'autore, ormai sanno che la terra russa non la visiteranno più, non la vedranno più. Tra l'altro, come vedremo, eh, quando Tarkovsky sceglie l'esilio per incompatibilità ormai con le autorità sovietiche, non gli è concesso di portare con sé la moglie e la famiglia. Passeranno alcuni mesi prima che Larissa possa raggiungere il marito, la seconda moglie di Tarkovsky, e passeranno addirittura tre anni prima che lo possa raggiungere il figlio. Questo rende ancora più lacerante questo distacco, questa, questa distanza. E poi c'è la scritta. La scritta sopra è molto importante. È una battuta che dice il folle di Dio, cioè che dice Domenico nel suo antro quando nel momento decisivo della storia c'è l'incontro tra Andrei e Domenico. Siamo letteralmente al centro del racconto, ma è il momento in cui si ha la conversione, si ha la metanoia, si ha il rovesciamento, anche se non tutti lo hanno letto così. E una battuta chiave è proprio una goccia più un'altra goccia, fanno una goccia più grande, non due. E in qualche modo questa battuta è l'illustrazione della scritta che c'è sul muro dell'antro, mi piace chiamarlo così, dell'antro di Domenico, uno più uno uguale a uno. E farei un'osservazione non banale che questa affermazione... Può sembrare paradossale, ma che in realtà ha in sé il seme dell'intera storia, è la controparte o l'antitesi di un'affermazione che noi conosciamo già. Che fa l'uomo del sottosuolo nel racconto lungo o romanzo breve che sia di Dostoevsky quando dice due più due fa cinque. Ma quell'affermazione dell'uomo del sottosuolo è un'affermazione contro. È un'affermazione di opposizione che indica l'esclusione dell'uomo del sottosuolo dal mondo dove due più due fa quattro. Qua invece uno più uno fa uno è l'orientamento verso un'altra dimensione, è la misura di un altro cammino, che è un cammino di arricchimento, che nega le logiche, in questo caso. Matematiche, ma che afferma un'altra logica, che poi, come vedremo, è la logica della mare che si consuma nel, nel sacrificio, che sta anche dentro questo film, nonostante eh, non molti l'abbiano letto in questa direzione. Perché? Perché diciamo che. La parola nostalgia, fin quando Tarkovsky è in Russia, ha un significato paradossale. Non è riferita al passato, è riferita al futuro. Sono due battute di Tarkovsky. In una dice, la cito a memoria, difendo l'arte che porta in sé la nostalgia dell'ideale. Quindi la nostalgia è vista come proiezione nel futuro rinforzata da una seconda folgorante battuta. Ricordo solo il futuro. E anche in questa battuta la nostalgia non riguarda il passato, ma riguarda ciò che ci sta davanti, riguarda, come dice l'affermazione, appunto il nostro futuro. Quando Tarkovsky assume in sé invece la valenza dolorosa della nostalgia, quando esce dalla Russia, Fin quando è in Russia la nostalgia appartiene alla dimensione dell'idealità. È nostalgia di qualcosa che mi sta davanti, che posso avere. Adesso invece diventa chiaramente nostalgia dell'Aimat, della terra natale e anche degli amori che ha abbandonato nella terra natale. Molti considerano Nostalgia di Tarkovsky il suo film più pessimista, perché lo leggono, tagliando fuori i momenti decisivi del racconto, a mio avviso, lo leggono proprio come il momento più disperato, più cupo sia della biografia di Tarkovsky sia della sua filmografia, perché questo Andrei, che ha chiaramente il suo stesso nome, è chiaramente un suo alter ego. E vedremo come questa nostalgia lo porta, nella prima parte del film, a disordinare la sua percezione della realtà. Il personaggio che ci troviamo di fronte all'inizio del racconto e fino alla sua entrata nell'antro di Domenico è un personaggio disorientato, che sembra prigioniero di una sua cupezza. Di una sua tristezza irrecuperabile, quindi diventata cupa. Ma anche se ci limitassimo a leggere il film in questa direzione, cioè come il momento di scoramento nella carriera di Tarkovsky, il film ci riconferma comunque alcune caratteristiche di fondo del cinema di questo autore. Ancora una volta, e anche in nostalgia, noi siamo di fronte a un cinema che sfrutta l'universo dentro l'uomo. È un'altra battuta, no? Una goccia può racchiudere in sé il mondo intero. E questa goccia è figura dell'uomo. Quindi siamo ancora fedelmente dentro un cinema che ha come centro i movimenti dell'anima umano, i movimenti dell'anima dell'uomo andrei e di ogni uomo. Già dallo scorrere dei titoli di testa nella sequenza di cui abbiamo visto un fotogramma, il film impone subito un ritmo che invece non ci sorprende, perché quel ritmo lento a volte ci sembra quasi sconnesso, ma qui aggiunge qualcosa. Fin dall'inizio noi cogliamo che l'atmosfera è un'atmosfera triste, fredda, dove l'immagine stessa stenta a mostrarsi. Cosa fa Tarkovsky? Prende il suo eroe, il suo alter ego abbiamo detto, e lo fa vagare per le terre d'Italia. È la stessa cosa che ha fatto Tarkovsky, e c'è il documentario che citavamo la volta scorsa. Che fa Tarkovsky in compagnia di Tonino Guerra prima di girare il film? Va a cercare le location dove ambientare la sua storia, che è scritta su un foglietto perché l'azione drammatica sembra estremamente flebile e tipica di un uomo triste che non ha più il respiro narrativo di Andrei Rublovo. Il suo respiro narrativo, che poi significa il suo soffio, quindi la sua vitalità, soffio, soffio vitale, si è in qualche modo spento. È interessante che quando arrivano a, per visitare, siamo nella prima vera sequenza del film, La Madonna del Parto di Piero della Francesca, Andrei non entri, entrerà Eugenia, che non è nemmeno all'altezza di quel dipinto, non riuscirà nemmeno a inginocchiarsi nella chiesa, non lo sapete. Ma Andrei rifiuta addirittura di entrare. Guardate bene, ma lo vedremo meglio poi vedendo anche la, la riproduzione di questo straordinario irrepetibile affresco che quell'affresco potrebbe rispondere anche alla sua nostalgia potrebbe creare un legame tra la terra in cui lui si trova l'italia e la russia che vive così lontana addirittura irraggiungibile perché sceglie l'italia perché nel pensiero russo o nelle fantasie russe, l'Italia è il paese del sole. La visione che i russi hanno dell'Italia non è diversa da quella che ha Goethe, no? la terra dove fioriscono gli arance e i limoni. Però quando andrei, si trova in Italia, davanti a, alla ricchezza della cultura, tutto sembra perdere sapore. E quindi, giustificandosi, ma lo dice in russo, eh, dice, io non ne, non, voglio, non, non ne posso più, non voglio vedere un'arte eccessiva, una bellezza eccessiva. E quindi rimarrà fuori dalla chiesa, guardate che la Madonna del parto non la vediamo a Monterchi, cioè nel suo luogo naturale nel luogo dove è nata e dove ancora oggi è protetta, custodita. La vediamo in una chiesa del Viterbese, in una chiesa gotica. Poi cercheremo di, di capire se Andrei fosse entrato, quale consolazione avrebbe potuto avere. Resti il fatto che Tarkovsky ci racconta un'Italia ben diversa dal paese dove fioriscono le arance e i limoni, ben diversa dal paese del sole. Tutto sembra in quest'Italia, che vede attraverso la sua anima derelitta, tutto sembra aver perso il suo sapore e la sua luce. Sembra che il Rinascimento, uno dei momenti più alti, la storia italiana non esista più o non si è esistito quella che vediamo è una terra grigia fredda e in alcuni momenti ci sembra addirittura inquietante e anche negli interni vediamo pareti grigie che hanno lo stesso tono bassamente luminoso degli esterni. Sappiamo già che in Tarkovsky non c'è una distinzione vera o una dialettica tra interno ed esterno, perché all'interno vediamo queste pareti grigie, ammuffite, sporche, e fuori vediamo nebbia, pioggia, umidità. Questo vuol dire che l'uomo, il personaggio, il protagonista, il regista, non riescono a liberarsi dal torpore nostalgico che li imprigiona e che ha offuscato dentro di loro il gusto della vita. Dobbiamo dire che se rimaniamo come sono rimasti alcuni critici nella prima parte del film, sicuramente non possiamo cogliere questa specie di caduta. La nostalgia è evidente perché, secondo quello che è il suo stile, Tarkovsky non cerca semplicemente di farci vedere la nostalgia di Andrei. Vi leggo cosa, cosa dichiarava a ridosso del film. Volevo parlare della nostalgia dei russi, cioè di quel particolare e specifico stato d'animo che si crea in noi russi quando siamo lontani dalla patria i russi sono raramente capaci di cambiare natura e di adattarsi a nuove condizioni di vita e poi pensa anche al suo futuro dice avrei mai potuto supporre girando nostalgia in italia che lo stato di malinconia soffocante e senza sbocchi che riempie tutto lo spazio dello schermo in questo film Sarebbe diventata la sorte della mia vita successiva. Avrei potuto pensare che da allora e fino alla fine dei miei giorni avrei portato in me stesso questa grave malattia. Eppure, il Tarkovsky, che sta in Italia quasi sempre durante questo suo esilio, sta a Firenze, eh? palazzo stupendo all'ultimo piano, Via Nicolò 91. Siamo nel centro di Firenze. Nel 1985 viene addirittura fatto cittadino onorario di Firenze. Ma non vive la luce di Firenze, non vive la vitalità che chiunque è stato in questa città, volenti o nolente, ha assorbito. Perché c'è questo Stato che però, ripeto, è lo stato di partenza del film. Non è il punto conclusivo. Vi eh. dicevo, non ci ha fatto vedere solo questa nostalgia, vuole condividerla, vuole veramente farcela sentire attraverso questi giochi di luce smorta, le sfumature del pallore. Riesce a trasmetterci questa nostalgia. Posso dire una cosa ancora più forte: riesce a dare sostanza a questa nostalgia. E la dilata. Non diventa più soltanto nostalgia della terra amata, nostalgia della Russia che ha dovuto lasciare. Diventa nostalgia del passato. C'è un un libro bellissimo di uno studioso che si chiama Iankelevich, che tra l'altro ha scritto un formidabile libro sulla morte, lui ha scritto un testo che ha proprio come titolo La nostalgia, storia di un sentimento. E in questo testo dice, l'oggetto della nostalgia non è questo, leggo, non è questo quel passato, bensì il fatto del passato. che è passato. In altre parole, lui inventa un termine, la passatità, dando un carattere oggettivo al passare del tempo nel momento in cui crea il concetto di passatività. Tarkovsky riesce a dilatare la nostalgia. E allora dobbiamo fare un po' di di cronistoria, girato Steicher, che eh, le autorità sovietiche leggono e guardano male, si aspettavano, lo sapete, un film di fantascienza, si trovano di fronte a un grande itinerario spirituale che assoggetta l'intelligenza russa, assoggetta lo scienziato, assoggetta lo scrittore dando loro un altro profilo e un altro orizzonte. Addirittura rifiutano il film a Cannes, poi ci andrà lo stesso, prenderà lo stesso un premio. Lo dirottano al Festival di Rotterdam, che è come dire Festival di Biella, non lo so. Di Bergamo sarebbe troppo perché a Bergamo c'era un Festival del Cinema di non basso rilievo, anzi, tutt'altro. Quindi si ha... Un pesantissimo deterioramento dei rapporti, reciproco, non possono assolutamente più vedersi. Diventa necessario allontanarsi. Ed è Tarkovsky, guardate bene, non c'è un decreto d'esilio, eh? È Tarkovsky che chiede, ovviamente, illudendosi di poter essere seguito dalla moglie, dal figlio, chiede di poter eh, lavorare all'estero. E nostalgia segnerà proprio la consumazione di questo divorzio, che lui ormai vive come inevitabile. C'è una lettera molto graffiante che lui scrive al presidente del Goschino, Goschino è l'ente cinematografico che governa il cinema russo, dove spiegava, ma anche con rabbia, un sentimento che non gli apparteneva di fatto, tutte le frustrazioni che aveva subito. E Appunto in questa lettera chiedeva al Goschino alla direzione a questo Filippo Timovic si chiamava di lavorare. Però lui chiede temporaneamente all'estero, viene concesso il permesso, ma il solito ricatto non viene concesso alla sua famiglia. La moglie vi ho detto, lo raggiungerà per difficoltà burocratiche, dopo 6-7 mesi, se ricordo bene, e il figlio, vi ho detto, molto più tardi. Quindi al dolore di dover lasciare la Russia si aggiunge un dolore più personale. Tarkovsky ha un'amica con cui ha una grande, un'anima gemella, che muore nel momento in cui lui lascia la Russia, muore tra l'altro dello stesso cancro, cioè un tumore polmonare che ucciderà qualche anno dopo lo stesso Tarkovsky. La scelta dell'Italia in realtà era, o avrebbe potuto essere, consolatoria. Quale miglior terra di accoglienza per un artista dell'Italia? Quindi è una scelta che poteva essere, anche perché l'Italia, abbiamo detto agli occhi dei russi, Aveva un legame privilegiato, non di sudditanza, nonostante che in Italia ci fosse un fortissimo partito comunista, che però in quegli anni aveva conquistato una vera autonomia rispetto all'URSS, che, che ne pensino, oppositori vari e anche attuali, ma la la raggiunge l'Italia la culla di quell'umanesimo che in fondo è il cuore pulsante di tutto il cinema di Tarkovsky. No? Noi, noi siamo portati a pensare che l'Italia avrebbe comunque addolcito la sua nostalgia. In più, in più trovo in Italia un amico straordinario che è questo poeta romagnolo, Tonino Guerra la gran parte della sua produzione che ha raccolta la sua opera omnia di fatto in un volume della Bompiani Tonino Guerra che ha nei confronti di Tarkovsky se vedete il documentario sulla preparazione di Nostalgia un rispetto una venerazione affettuosa mai fatta di dipendenza una cura rispetto ad Andrei, che è assolutamente straordinaria. Questo dà vita poi a un'amicizia che durerà fino alla fine. Tenete conto che Tonino Guerra, sì, è un poeta dialettale, Sant'Arcagio di Romagna, una scuola di teatro, una scuola di poesia dialettale, ma è un fior di sceneggiatore. Addirittura da noi in quegli anni è considerato uno sceneggiatore leggendario. Ha sceneggiato film di Fellini e di Antonioni, intanto per intendersi, ed è stato una figura chiave del, del grande cinema italiano di quegli anni. Eppure tutto questo non accade. Si crea una deviazione imprevedibile. Tarkovsky sta, sta troppo male. La nostalgia diventa fisica, lo divora, lo dimagrisce, lo impallidisce, trasfigura le sue sensazioni, le ammorba, improvvisamente è assalito dai dubbi, cioè sta vivendo un abbandono. Ecco che in russo, mentre Eugenia entra nella chiesa per vedere la Madonna del Parto, lui, in una specie di monologo, dice: Sono stanco di queste bellezze eccessive. Perché le chiama eccessive? Perché la bellezza ai suoi occhi, in questo momento, ha perso il suo carattere consolatorio. Guardate. Ed è giusto che io ve lo dica in questo momento, che lui aveva una possibilità di legare Occidente-Oriente, di legare Italia-Russia. Per esempio la Madonna del Parto, che non a caso è lì, ha alcuni elementi fortemente bizantini. E non a caso lui la coglie in una chiesa gotica, quindi più vicina di quanto lo è la cappella di Monterchi. Eppure questa sintesi gli sembra impossibile. Gli sembra impossibile creare un arcobaleno simbolico che leghi l'Italia alla Russia e che quindi possa addolcire la sua tristezza, la sua nostalgia. Così il film, almeno nella prima parte, diventa un documento e va anche letto così. Il problema è che non si può, come ha fatto molta critica, distendere questa lettura a tutto il film, perché a un certo punto di questa storia molto succinta, qualcuno potrebbe definirla addirittura schematica. Non accade qualcosa. Tuttavia la soluzione intellettuale c'è cioè quella di vedere l'arcobaleno che lega Italia e Russia cioè la conciliazione tra la cultura bizantina l'arte delle icone al rinascimento italiano non gli riesce. Anzi Vede nell'Italia il paese che ha ucciso l'umanesimo, cioè che ha ucciso il valore che ha caratterizzato un po' tutta la sua opera e anche, per scolpire il tempo, la sua filosofia. Ecco perché, nella prima parte, Nostalgia è un documento, In questo senso è autobiografico. Noi abbiamo sempre detto che l'autobiografia in Tarkovsky c'è sempre ma non è mai il cuore del racconto, è la cornice del racconto. Poi il racconto segue un suo sviluppo. Tutti i cinque film che hanno, abbiamo visto hanno rimandi, lo specchio in maniera clamorosa, hanno rimandi alla sua autobiografia. Però in questa prima parte di, di nostalgia, l'autobiografia quasi sembra prevalere. Sembrerebbe che il film non sia altro che la cronaca del suo malessere, addirittura del suo sentimento di fallimento esistenziale, si trova abbandonato anche dai propri valori. Il film comunque viene realizzato. Va a Cannes, perché questa volta Tarkovsky si muove con maggior libertà, non ha nessuno che può governarlo. A Cannes riceve il Gran Prix della giuria, che è in realtà il secondo premio. E qui c'è una curiosità: lo riceve ex aequo. Vedete che spesso gli, le giurie dei festival si salvano con questi premi ex aequo però è curioso con chi ha preso a Cannes il premio exequo. Lo prende con l'argent di Robert Bresson. Regista lui molto affine. Quando gli chiedono, sapete che vengono fatte spesso queste domande ai registi, quali sono i registi da cui può prendere e ricavare qualcosa. Fa un nome russo che è Dovchenko, La mia terra non a caso, il titolo di un film di Dovchenko, e poi il nome che fa è di Bresson. È interessante questa casualità, perché Bresson, come Tarkovsky, è un autore che cerca un'autonomia del cinema da ogni altra arte. Tutti e due cercano lo specifico del cinema ma tutti e due soprattutto cercano un cinema che vada per visibilia ad invisibilia. Quelle porte che non si chiudono mai nel cinema di Bresson o quelle finestre socchiuse sono la visibilità della grazia, ci permettono di toccare con gli occhi la grazia. Quindi capite che un po' di congenialità c'è tra questi due autori. Certo, ci sono delle forti diversità, perché Tarkovsky trova la specificità, scusatemi, del cinema nello scorrere del tempo, nel mostrare il tempo all'interno dell'inquadratura. Caricare di senso la durata di una inquadratura, di una sequenza. Bresson si affida di più al carattere scabro del montaggio, che non è solo un montaggio di immagini, ma anche un montaggio sonoro, cosiddetto montaggio ottico proprio di Bresson. È una piccola deviazione che ho fatto, ma dovevo dirvi l'affinità. La, nella diversità di questi due registi. Ma non è che il premio di Khan salva perché Nostaghia tro non trova recensioni facili. E la cosa curiosa è che le recensioni più critiche vengono dagli ammiratori di Tarkovsky e del, per del suo periodo russo che non riescono a vedere, ma per la loro opacità, le forme compiute che avevano caratterizzato lo specchio, che avevano caratterizzato Stalker. E secondo loro, questo dipende dal fatto che questo film ha un'esuberanza di autobiografia. E questa autobiografia è dolorosa, perché siamo di fronte al periodo più cupo della vita di Tarkovsky. Quindi non riesce proprio a convincere i suoi sostenitori che quasi non vogliono dubitare del discorso di fede religiosa o umanistica che sia che aveva attraversato. Del resto Tarkovsky non avrebbe potuto mentire o ingraziarsi. La mette in scena nella prima parte del film tutta la sua stanchezza esistenziale. Questa sensazione che è come dentro una crisi da cui non esce. Basta che vedete dove si posiziona. Questo è un film dove il posizionamento dei personaggi nell'inquadratura, l'entrata e l'uscita degli personaggi dall'inquadratura, dice gli stati psicologici dei personaggi. È un film che va guardato con tantissima attenzione. Movimenti di macchina. La sequenza in cui entra in scena. La piscina di Santa Caterina, la vasca di Santa Caterina a bagno vignoni, è costruita con movimenti di macchina che definiscono un perfetto triangolo rettangolo. Ma basterebbe vedere come cura la prospettiva nella sequenza in cui Eugenia entra nella chiesa per vedere la Madonna del Parto. È un film se avete il coraggio di rivederlo, dove dovete seguire attentamente i posizionamenti dei personaggi da destra a sinistra, ricordando alcuni stilemi che lo caratterizzano. La realtà è sempre data con una panoramica da destra a sinistra, il sogno è sempre dato con una panoramica che va da sinistra a destra perché viene da, dalla parte sinistra, dall'emisfero destro, dal luogo dell'immaginario, viene dal mondo dei sogni. Quindi anche le scelte linguistiche sono in nostalgia curate con una preziosità straordinaria. L'impressione che abbiamo è che il personaggio di Andrei nella prima parte del film si muova sempre con uno sforzo ciclopico che dà al personaggio da una parte una specie di antipatia. Non ci è simpatico Andrei nella prima parte del film, tenete conto che nella finzione lui è un intellettuale. È in Italia per scrivere la biografia di un di una musicista russo in esilio a Bologna che poi riesce a tornare in Russia e quando ritorna in Russia si uccide. Questo è il dato storico però. E Andrei è in Italia nella finzione cinematografica per scrivere la biografia. Non sa bene l'italiano quindi è accompagnato da Eugenia che è una traduttrice ovviamente dobbiamo leggere traduttrice anche come mediatrice anche se poi siccome i due personaggi sono anche fortemente contrapposti e Eugenia in fondo è innamorata anche se la sua concezione dell'amore è molto fisica è molto sensuale quindi sentendosi respinta avrà tutta una serie di reazioni isteriche, stizzite, anche se poi vedremo che la sua funzione dentro il racconto non può essere letta tutto in negativo. C'è anche un ridimensionamento, certo Tarkovsky. Ha una forma di animismo, non ho detto panteismo, vedete eh? bene. Basta vedere il posto che ha nel suo cinema l'animale. E anche qua vediamo gli uccelli in volo dal ventre di una statua della Madonna, ma soprattutto vediamo il cane, i cani. Ma soprattutto vediamo decine e decine di oggetti. Guardate che succede però in questo film una cosa particolare, che attraverso la presenza degli animali e la forte visibilità degli elementi, che senso aveva quella descrizione minuziosa di tutto quello che c'è nell'antro dove abita Domenico? addirittura quella foto con quel bambolotto bambino quasi disarticolato. Tarkovsky sta mettendo in discussione la pretesa dell'umanesimo rinascimentale di porre l'uomo al centro dell'universo. Non solo fa impallidire l'Italia, ma... Non essendo stato il soggiorno italiano consolatorio, non avendo addolcito la sua nostalgia, qualcuno avrà notato che ho evitato in maniera ossessiva la parola depressione, che non possiamo dare un'accezione clinica né al personaggio di Andrei né al, al regista del film. Però nel momento in cui liquida l'umanesimo rinascimentale e l'antropocentrismo che caratterizza la cultura dell'umanesimo, arriva a dirci che nella vita di un artista, di un intellettuale, la fiamma dell'umanesimo può vacillare, come se non ci fossero più le certezze di prima addirittura può spegnersi ma questo è de profundis quando all'interno del personaggio si cade così in basso che più in basso di così non si può andare come la possiamo definire nella dimensione mitica ma anche di favola amara, che secondo me è nostalgia. Perché per me nostalgia, al di là di tutte queste annotazioni autobiografiche, di questo specchio degli stati d'animo del personaggio e del regista. Resta una favola. nel momento in cui anche l'umanesimo, liquidato l'umanesimo del Rinascimento, in, in mano mi restano, è il momento più abbandonico che abbiamo visto in Andrea Rubrov. Bisogna scendere agli inferi per poter risalire. Però questa volta sembra dire Tarkovsky per ripartire da zero. Ma prima bisogna scendere così in basso che più di così non si può. Quello che dice il Basile nella, nella sua versione della fiaba di Cenerento, che era scesa così in basso che non poteva scendere più in basso ancora. In realtà sta raccontando la discesa agli inferi. Che sapete abitualmente lascia una traccia. Monoclaudicante Dipo, monoclaudicante Cenerento, monoclaudicante orfeo, la zoppia di chi ha fatto di chi è sceso in basso. Allora, diciamo pure che fino a questo punto. Adesso arriviamo a, a, al centro, all'incontro decisivo. Nostalgia riflette la paura, la fatica, sto riassumendo, il sentimento di abbandono che ognuno, non solo il regista e il suo personaggio, ma che ognuno di noi può provare in un momento di crisi. E che si può uscire da questo momento di crisi non attraverso una specie di disincanto, come quello di Eugenia, che non può essergli di nessun aiuto, ma attraverso un'avanzata modesta, febbrile, determinata. Bisogna avere il coraggio di mettere i piedi nel fango, le mani nel freddo. Solo così un luogo della nostra esistenza che stiamo vivendo come vuoto può tornare luogo sacro dell'umanità. Faccio una parete. Abbiamo detto più volte nei nostri diversi incontri che noi stiamo vivendo dentro una deriva antropologica. Che non è unica, che è propria di tutte le trasformazioni, i passaggi da una cultura a un'altra. Cultura moderna è morta per sempre. Siamo in attesa di un mondo nuovo i presagi che abbiamo non sono consolatori ma comunque noi stiamo in mezzo a un intervallo quindi abitiamo un'antropologia debole sfido chiunque oggi a darmi una definizione attendibile di uomo è l'uomo viato degli egiziani È l'uomo razionale di Aristotele, dei greci, è l'uomo cittadino, civis romanus sum dei romani, è l'uomo servus dei della cultura medievale, è l'uomo centro del mondo, del Rinascimento, dell'umanesimo. è l'uomo moderno che ha capito che la sua centralità, la rivoluzione francese, umanità, fraternità e non si può conquistare da soli, ma con gli altri, la Costituzione americana, la civiltà moderna, appunto. O è quello di cui ci racconta Montale. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Noi abitiamo questa antropologia fragile, debole. Da dove ricominciare? Perché se qualcuno ha, ha a cuore l'uomo, si dovrà più chiedere da dove ricominciare. Ricominciamo riqualificando la parola e i gesti del quotidiano. Da qui dobbiamo partire, in fondo dall'umiltà, restituendo alla parola le cose e la loro sacralità. restituendo ai gesti la loro naturale profondità. Io credo che abbiate memoria di quale profondità trasmetteva una carezza. C'è ancora qualcuno che trema, che ha i brividi. Non pensate alle zone erogene, per piacere, quando ricevo una carenza. C'è ancora qualcuno che si commuove quando l'altro ti sorride. È da qui che dobbiamo partire, per ricreare. Il nostro umanesimo, con umanesimo di cui con nostalgia parlano i due più grandi intellettuali del nostro tempo, Edgar Morin e Julia Kristeva, le due intelligenze più lucide. Morin è ultracentenario, eh. la Kristeva vabbè, il 33, un po' sopra i loro predicano da tempo il nuovo umanesimo ma lo riportano spesso alla dimensione altomimetica non capiscono o non hanno capito fino in fondo che dobbiamo partire dalla quotidianità per rifondare a meno che così chiudo la parentesi non ci tocchi incontrare un domenico, attenti però, non basta, che ci tocca. Quindi ripartire dal quotidiano, a meno che come Andrei in nostalgia. Non ci tocchi il dono di incontrare un domenico che ci tocca. Non Siccome sembra folle, escludiamo come quei signori che stanno nella vasca di Bagno Vignoni nel film, che si sono colpiti un po' dalla stravaganza di questo Domenico. Perché accade questo, no? Certo che già prima una lettura completamente autobiografica non aveva, era un po' insensata. Dopo piano sequenza dei titoli di testa abbiamo detto c'è la sequenza della, di Eugenia che entra Caratterizziamola un attimo perché è importante. Tente, diciamo subito che questa sequenza avviene in un fondale così pallido, sembra che inizi tra le rovine. Tu, guardando l'Italia, che racconta Tarkovsky, nostalgia. Potrebbe essere l'Italia del secondo dopoguerra, ruderi chiese piene d'acqua. Diroccate. In giro poca gente. Paese quasi post-apocalittico di sopravvissuti. E vediamo questa giovane donna, questi capelli biondi lussureggianti che si aggira all'interno dalla cappella, è entrata, lui è rimasto fuori. Abbiamo detto, lei è entrata. Macchina da presa si pone come un pittore eh? a media distanza. La inquadra leggerissimamente, in maniera obliqua, non è frontale, e riesce a iscriverla in una straordinaria profondità di campo quindi la sta esaltando, mi verrebbe da dire la sta rinascimentando, ne sta facendo quasi un'icona rinascimentale, uscita da un affresco di, del ghirlandaio, Top. guardate è una composizione molto sapiente, sicuramente Tarkovsky ci ha lavorato in maniera meticolosissima per riproporre questa prospettiva. Abbiamo anche la scelta dell'attrice, che oltretutto non era un'attrice particolarmente quotata. Rientra in un'iconografia tra 4 e 500. E lei si muove davanti a noi. E c'è questa strana contraddizione che già squalifica in parte il personaggio. Così evoca lontanamente una madonna di un maestro del Rinascimento. Ma Tarkovsky sottolinea lo scarto che c'è tra il canone e la coppia. Pensate quando tenta di inginocchiarsi goffamente e quasi cade per terra. Poi più avanti nell'albergo quando corre cade anche. Che senso ha questa incapacità di ginocchiarsi? Che Eugenia, al di là del nome, è ben nata ben generata non ha aperture non ha fede letteralmente perché dentro c'è una processione non c'è solo l'affresco di Piero c'è una processione tra l'altro lei interrogerà il sacrestano gli chiederà ma solo le donne il sacrestano poi gli risponde qualcosina ma più di tanto glielo dice e non può rispondere Il problema è, a questo punto abbiamo incontrato due personaggi. Uno ha parlato in russo, quindi forse non riusciamo a identificarci. Eh, sappiamo solo che è rimasto fuori. Però non abbiamo sentito la battuta. Non voglio questa bellezza eccessiva. Qualcuno ha tradotto l'aggettivo russo con eh, eh, ignobile. No, è, letteralmente è eccessiva. La processione avanza, ma la donna Eugenia è assolutamente incapace. Non solo perché non è riuscita a inginocchiarsi, non la segue nemmeno con attenzione. Ma questa processione ha al suo interno un'estasi mistica che prepara l'immagine di un miracolo a un certo punto, dalla, dalla statua della Vergine esce questo stormo di uccelli festosi. Eh, due personaggi abbiamo visto. Ci resta da scegliere, rimaniamo anche noi fuori dalla chiesa, con lo sconsolato Andrei, o ci entriamo con questa distratta Eugenia. A questo punto non è che il film ci consenta tanti giochi di identificazione. Eugenia poi esce, loro passano da un albergo all'altro, di fatto viaggiano, tenete conto che l'azione del film si muove tra Toscana, l'Alto Lazio e l'Umbria. Quindi siamo nel centro Italia, ma siamo anche nel centro dell'arte, della grande arte italiana. E loro due attraverseranno queste zone senza percepire, tutti e due per ragioni diverse, lo splendore delle opere rinascimentali. Non le vediamo nemmeno. È come se Tarkovsky non dico volesse fregarci ma non volesse lo sta bene abbiamo detto non vuole che stiamo bene nemmeno noi come se fino a questo punto del racconto scusatemi volesse spingerci ha prenderato anche noi dalla nostra sconfitta. Anche noi abbiamo perso la centralità dell'umanesimo. Anche noi abbiamo uno spirito prosciugato. L'abbiamo svuotato letteralmente. Su Eugenia poi lui si diletterà. A fare di nuovo queste collocazioni, queste copie del Rinascimento. Ma svalutando, per esempio, quando lei legge la lettera del musicista. E lì il suo profilo viene incastrato in maniera perfetta nello stipite della porta e lei si trova in mezzo al campo. E lì è interessante vedere gli spostamenti, perché la camera dopo aver fatto questa inquadratura perfetta, rinascimentale, ma formalmente perché il rinascimento è perso, l'umanesimo non c'è più, la camera si ritira, quasi consapevole del falso, della coppia, e va verso il volto di Andrei, di Golgakov, lui si chiama così, di cognome, che appare in primo piano, Lui avviene avanti in linea retta da sinistra verso destra dell'inquadratura e si sdraia su una panca. E qui c'è subito un flashback sulla moglie lontana, un momento straordinario. Ma il tutto accade intorno alle terme di Santa Caterina bagno Bagnopinioni. Vengono presentate mentre c'è questa assemblea, non voglio dire di vecchi, ma di personaggi abbastanza attempati, che chiacchiera, sembra quasi che si diletti a giocare, a rifare il mondo, ma sono chiacchiere. Ed è proprio qui che Andrei e Eugenia incontrano Domenico, e questo è l'incontro chiave. E non, siccome vi ho parlato di Fabbo, io ho parlato di Fabola, non di Fabba, eh? non date a, a Domenico la funzione dell'aiutante magico, semmai potremmo dire che è l'araldo della soglia, colui che sta tra la soglia e l'oltre, o il trascendente. Perché esiste qualcosa. La bellezza, abbiamo detto, non salva più, no? Non vale più l'adagio d'Ostroeschiano, la bellezza salverà il mondo. Non entra nemmeno a vedere la Madonna del Parto, Andrei. Ma c'è qualcosa sopra la bellezza, c'è la spiritualità, c'è l'amore. E Domenico è questo che dà a Andrei. Ed è questo che lo salverà. Anche se attraverso il sacrificio. Tanto diciamo che il personaggio di Domenico, e non è casuale, eh, è interpretato da Erland Josephson, che è l'attore di Berman, il successore di Biostrand, di Max Borsidov. E sapete quant'è importante al di là della qualità dei film l'attore in Berma? Gli attori di Berma sono icone, ed è questo personaggio che tra l'altro ha nel film questa capacità di parlare col volto di esprimerne la, il lamento del volto, la preoccupazione, oltretutto. Il regista gli presta tutti i segni del decadimento fisico e lui entra in scena come un balordo e poi vediamo che vive in mezzo alle macerie, in uno spazio che potrebbe essere il riflesso dei suoi stati d'animo. Qui non c'è più la cura prospettica con la quale Tarkovsky ha raccontato la, metto il termine tra virgolette, falsa Eugenia o superficiale Eugenia o mondana Eugenia. Domenico, che è il personaggio chiave, non è caratterizzato eh, dalla limpidezza, dalla precisione di una bella prospettiva. Eh. Intorno a lui ci sono costruzioni contorte, paradossali. La porta che Andrei apre per entrare nella sua spelonca, nel suo antro, che in realtà apre lo spazio, cioè è al centro, ma non, non, non va dentro la stanza, va verso l'esterno. Queste colate, infiltrazioni di ogni genere, pioggia, fango, humus. Potremmo dire che da un regno di pietra alla chiesa gotica, della ragione, con Domenico passiamo a un mondo quasi organico, brulicante, sicuramente irrazionale. La formula 1 più 1 uguale a 1, che è un'aberrazione dal punto di vista aritmetico, no? Eppure Domenico la spiega subito e dice una goccia più una goccia forma solo una goccia più grande. E qui accade, possiamo dirlo, eh? usarlo questo termine, dato che abbiamo insistito così tanto sulla profondità della tristezza, della disperazione di Andrei. che qui accade un miracolo, due mondi, due poli opposti che sembravano inconciliabili, da una parte abbiamo detto la fredda bellezza del Rinascimento italiano, dall'altra il rigetto di questa bellezza sostituita dai sogni che andrei fa. diventano una sola cosa, un tutt'uno, uno più uno fa uno, un tutto fluido, dove gli opposti si mescolano fino all'indistinzione. Perché è proprio qui, in questo momento della storia, nella casa del chiamato pazzo, che inizia una lenta, inesorabile identificazione fra i due. Intanto lì, prima Andrei si guarda allo specchio e vediamo il suo doppio nello specchio, poi è Domenico che si guarda nello specchio e vediamo il doppio di Domenico, poi è Andrei che si guarda allo specchio e vede Domenico. Identificazione che inizia proprio nel momento del loro incontro in quella che io ho chiamato l'antro la spelonca. Domenico lentamente compie un'opera che potremmo chiamare di seduzione con la forza della sua alterità, folle viene ritenuto, ma in ogni momento questa follia la cogliamo sacra. Ed è proprio in Domenico lo stracciato che il russo esile nella spiritualità, non nella bellezza, si ritrova. Ed ecco che quando apre la porta dell'armadio che ha lo specchio vede riflesso non il proprio volto, ma il volto di Domenico. E questo, questa simbiosi possiamo chiamarla. Non ha niente di virtuosistico, ma diventa l'elemento indispensabile per l'assunzione del miracolo, perché Domenico affida ad Andrei una missione. Lui non è mai riuscito ad attraversare la vasca con una candela in mano, perché lo portano via, è matto, lo considerano matto. Bellissimo questo momento. No? dove la seduzione dell'altro accade attraverso un oggetto mediatore, che è banalmente il mozzicone di una candela che Domenico dà ad Andrei dentro la sua casa. È come il passaggio di consegne. Ora toccherà proprio a russo, in malinconito nella sua nostalgia. Il compito di attraversare un gesto che sembra un po' folle e sicuramente quotidiano, cosa di straordinario. La vasca è quasi vuota, di attraversare la vasca con la candela accesa. Qui abbiamo questa seduzione, ma potremmo chiamarla annuncio, in cui il sacro, perché del sacro si parla, no? La candela accesa è proprio un simbolo del sacro, ma è anche un simbolo della volontà di agire. Straordinariamente, qui il sacro si mescola un po' al dionisiaco, perché viene da una figura che è posta ai margini, è ritenuta folle che è stato rinchiuso in manicomio. E Eugenia dirà, parlerà un po' della riforma manicomiale di quegli anni. Il culmine è la scena in cui finalmente il sacrificio, perché Andrei muore alla fine. soffre di cuore, ha un infarto, in cui si sacrifica, è consapevole. Eh? Per la prima volta Tarkovsky usa il montaggio alternato. Vediamo il sacrificio di Domenico in piazza del Campidoglio a Roma, l'inizio dell'attraversamento. Ma pensate ai tre tocchi di accendino dell'uno e dell'altro. La prima volta che Tarkovsky usa, seppure molto sobriamente, il montaggio alternato, per dirci che è lo stesso sacrificio. Che senza sacrificio, possiamo discuterlo, no? Questa asserzione, non c'è incipit. Guardate che non, non è senza sacrificio, non c'è redenzione. Senza sacrificio non si può iniziare, reiniziare da zero e abbiamo sta straordinaria sequenza dell'attraversamento della piscina che è un piano sequenza ammozzati fiato eh? 9 minuti e 20 girato in tempo reale 9 minuti e 20 dura l'attraversamento dell'attore della vasca, 9 minuti e 20 dura la sequenza. Che Tarkovsky prima ha la necessità di filmare a livello delle cose, cioè a livello dei passi di Andrei, che avanza incerto, barcollante, questo pavimento scivoloso, poi il più vicino possibile alle sue mani che questo è straordinario, eh. la fisicità, la quotidianità di cui vi parlavo io. Queste mani che, che vediamo esilissime, un po' sporche, che sembrano guardare sopra la fiamma della candela. Qui non c'è più nessuna prospettiva, eh. C'è più nessuna separazione. Ed è questo che rende possibile la sequenza conclusiva, dove non solo si fondono Oriente e Occidente, la Dacia dentro i resti della basilica di San Galgano, il cane, il riflesso nelle pozzanghere. ma lo spirito ritrovato che permette questo ricongiungimento. Questo che ci dice quell'inquadratura che potremmo chiamare insana, inquadratura conclusiva, che lentissimamente, è lunga, no? Quindi possiamo dire circoscrive letteralmente la nostalgia che è straripata dentro la serena permanenza del tutto. E allora vediamo Andrei davanti alla dacia dei suoi ricordi, al fianco del suo cane, lo stesso di Domenico, e intorno le maestose rovine dell'abbazia di San Galgani. Guardate che il divino di Tarkovsky non è quello del dualismo occidentale, terra cielo, corpo e anima, è quello della Genesi in fondo. Perché il risultato è tornare all'unità originaria, è il dualismo di e Bazar, spirito e corpo, fango e anima, Adam Nefek. Adesso. Andrei ha chiuso, ha terminato il suo nostos, ha raggiunto l'origine patria, verità nell'abbazia scoperchiata, perché dal soffitto in rovina sbuca il cielo. l'acqua piovana e dal suo pavimento sconnesso emergono la terra e il fango appunto ruac basar, fango anima posso dirvi che questo finale mi ha suggerito una citazione particolare di cui dovrei raccontarvi che vi leggo è brevissima due righe solo quando il cielo puro sbucherà dai soffitti squarciati e giungerà fin sull'erba e sul rosso papavero io voglio tornare a rivolgere il cuore alle sedi di questo dio E Nietzsche, è, questo è un pensiero di Nietzsche, in così parlò Zarathustra. Nietzsche è il del Dio morto nella Gaia Scienza, e devo rileggervelo: solo quando il cielo puro sbucherà dai soffitti squarciati e giungerà fin sull'erba e sul rosso papavero voglio tornare a rivolgere il cuore alle sedi di questo Dio. Ripeto, Nietzsche. Commentando questa frase a un convegno di teologi moralisti, mi dissero che ero riuscito a cristianizzare Nietzsche, non volevo fare questa cosa. Eh. Ecco cosa fa nostalgia? Un ribaltamento completo di prospettiva. Siamo tornati all'inizio, peresit, all'inizio, genesi. Ci siamo ricongiunti, non solo Oriente-Occidente, icona e affresco. Della Madonna del parto. Ci siamo ricongiunti agli strati primordiali della vita sensibile. E adesso possiamo riscoprire quell'umanità che abbiamo perduto. Devo dirvi che, in questo senso, nostalgia è già attesa verso il fin successivo: l'ultimo, il sacrificio. E lo lega costruendo quasi un dittico, non a caso ci sarà ancora la presenza di Erlan Josephson. E l'immagine finale, l'albero secco che verticalmente sfida il cielo, è quasi un ritorno all'inizio dell'infanzia di Ivan. Abbiamo alcune immagini da vedere, poi facciamo una piccola pausa e, ehm, e vediamo insieme qualche sequenza. Andiamo a vedere le immagini, la seconda immagine. Oh, adesso forse la vedo anch'io, eh. Spero. Sì, la vedo anch'io, quindi siamo sincroni. Ma questa l'ho messa. È il momento in cui vediamo intorno al sacrificio di Domenico, piazza del Campidoglio, sulla statua di Marco Aurelio. Qualche bischero, perché ci sono dei bischeri anche tra i critici cinematografici, ha detto che la scelta della statua di Marco Aurelio indica lo stoicismo del personaggio di Domenico. È una stupidaggine clamorosa. Primo perché lo stoicismo è ciò di più lontano che ci sia dalla follia. Era una forma di saggezza stringatissima. No, è in contrapposizione, lo vedremo. E c'è una folla di disperati che quasi fa corona a Domenico. E poi ci sono questi esseri amorfi quasi statuari che non hanno reazione non si muovono quindi questo sacrificio avviene davanti ai diseredati perché per loro si dà fuoco non lo sapete ma pensate a cosa è il fuoco redenzione acqua fuoco in Tarkosche ormai queste cose sapete meglio di me qui invece Tarkovsky descrive questa fo pseudo folla di voti anonimi. Sono, sembrano quasi teatranti messi in posa, solitari, monadi senza porte, e senza finestre, che a me hanno ricordato un quadro che adesso vi faccio vedere. Passiamo all'immagine successiva. Questo è il quadro di Magritte. Si chiama Golconda 1953, è un olio su tela, 81%, sta a Houston, in, in Texas. Pensate che il titolo Golconda, un po' strambo, è stato suggerito da un amico di Magritte, un intellettuale, e fa riferimento a una città indiana, Golconda in francese. Una città che era stata famosissima perché aveva degli enormi giacimenti di diamante. Questo luogo poi è diventato questa ricchezza, è stata saccheggiata dagli europei, e adesso eh, questa cittadina è ridotta, come le cittadine west, in uno stato di totale abbandono. Quindi, già il titolo ci dà una traccia addirittura. A vanità no? del tutto sapete qual è la concezione dell'arte di, di magritte no? per lui ogni quadro doveva come fondare un mistero in ogni caso doveva suscitare una riflessione quindi ogni quadro ci chiamava in causa ma ogni quadro doveva liberarsi da ogni raffigurazione realistica. Perché magari è un'affermazione ideologica, realismo equivaleva ormai a concezione borghese dell'arte. E l'arte non poteva avere lo scopo di piacere. Qui vediamo nel quadro tre elementi, no? Sullo sfondo c'è questo cielo chiaro, che quasi i tetti del de, de palazzoni lo spingono quasi verso il fondo, come, il cielo, come se il cielo non, non ci appartenesse più. Poi ci sono i para, questa fila di palazzi, di caseggiati, e poi questa incredibile quantità di uomini dipinti tutti in maniera standardizzata. È già l'omologazione, è già lo spengimento di ogni umanesimo. C'è cioè un'adesione col film di, di, di Tarkovsky, eh, non l'ho messo lì per caso. Come i personaggi là della scalinata sono equidistanti. Questi però indossano lo stesso abito, la stessa bombetta, hanno tutti un portamento rigido, altezzoso, c'è una sola variazione, pensate. Alcuni guardano a destra e altri a sinistra. Non so se riguarda l'orientamento ideologico, ma nessuno guarda in alto o in basso. Anche questo è un elemento che cosa ci sta dicendo Magritte? Che in questa pioggia umana l'individualità è scomparsa. La centralità dell'uomo. Tarkovsky no? La disperazione di un umanesimo svanito che c'è nella prima parte di nostalgia e il mondo di Magritte appare come una replica anonima dove non ci sono differenze, dove non c'è un principio di individuazione. Il quadro in questo movimento quasi da videogame queste figure che sembrano continuamente cadere ripetersi l'una sull'altra e ritornare a ricadere finisce per essere angosciante come spesso è angosciante la meccanicità delle nostre routine della nostra vita routinaria che ci toglie la nostra diversità dall'altro e quindi la nostra possibilità di essere ricchi per l'altro. Tarkovsky, Magritte, provvisoriamente a braccetto l'uno dell'altro. Andiamo avanti? Andiamo nella piscina, non la commento, è chiara l'intenzione di di Tarkovsky, di raccontare questi quattro che ci sembrano più disperati del folle Domenico, come se fossero dannati nell'inferno dantesco. Sono uomini che hanno perso la loro individualità, il loro chiacchiericcio definisce la loro anonimità. Andiamo avanti. Il protagonista Andrei Gorkakov. Abbiamo detto che sta nella prima parte del film dentro la scura, l'oscura angoscia di un esule che è stato capace, l'esilio che ha scelto di ingrigire ogni cosa, perfino la bellezza, quel ciuffo bianco nei suoi capelli. Eh, l'inizio di uno spengimento quasi. Caratterialmente, al di là della sua tristezza, è un personaggio che appare capace di riflessione. Anche se la sua riflessione, nel momento in cui diventa turbativa, scivola dentro il sogno. La dimensione onirica che ha nei suoi sogni, movimenti, abbiamo detto, di macchina, da sinistra verso destra ha un eloquio molto parsimonioso, quasi laconico, e lo vediamo nella prima parte del film vivere il suo dolore da dentro, mentre Eugenia vive all'esterno, siccome per un tratto loro sono insieme, lui, dopo capiremo perché queste contrapposizioni, lui vive... Tutto il suo dolore lo vive dentro. E qui c'è quasi un appunto da fare, come se volesse conservarlo. Come se comunque fosse consapevole di, di una preziosità, che adesso non può far altro che compensare nel sogno, eh? fino all'incontro con Domenico. Ci appare come nauseato da tutto ciò che lo circonda e il suo tentativo intellettuale, ne abbiamo già parlato, di mediare Oriente e Occidente, quello di creare l'arcobaleno che leghi due mondi, attraverso una costruzione culturale e intellettuale, fallisce, e si risveglierà e si salverà, e comincia a sorridere, è bellissimo il pudore del suo sorriso nell'antro del folle nell'antro di domenico. Bellissimo. Ma è l'inizio del suo, del suo risveglio. Andiamo avanti. Questo è Domenico. È l'entrata in scena di Domenico, è la sequenza che vi ho detto. È costruita, i movimenti di macchina la costruiscono come un rettangolo retto. All'apparenza lo vedete anche. Domenico non è altro che un povero matto, deriso, incompreso, è stato in manicomio, ha tenuto la sua famiglia prigioniera in casa per sette anni per timore di un'apocalisse perché i valori erano così crollati che il mondo non poteva non finire, e quindi per proteggerli li ha come murati in casa. Questo è ciò che appare, ma nella realtà e nella drammaturgia del film, è l'elemento della rottura, dell'immediatezza. Possiamo dire che è colui che, come dice Schopenhauer, vede dietro il velo di Maia, lui solo vede oltre il paramento delle false certezze di un'umanità ormai derelitta. Quindi il suo compito è proprio quello di scuotere le coscienze. Non solo non scendendo a compromessi e non ne compie nessuno, ma offrendosi, offrendo tutto se stesso. E in lui è molto netta, uno più uno uguale a uno, la contrapposizione tra una logica della scienza che viene contrapposta al completamento dell'amore, cioè dell'essere per l'altro, il concepire l'altro come fine e non come un riempimento dei propri vuoti. Questo però cosa significa? La disposizione al sacrificio, altrimenti sarebbe solo un'affermazione teorica dire concepire l'altro come fine. Abbiamo detto che si immola sul Marco Aurelio e che qualche valordo ha detto che è un'adesione allo stoicismo. Ma il problema è che la statua raffigura Marco Aurelio, cioè l'autore del, delle sue memorie, ricordi, che hanno però un titolo ad se ipsum, solo per se stesso. Quindi quel bruciarsi sulla statua è una prola. Un'ulteriore provocazione che Domenico fa. L'uomo deve ricordare a se stesso in ogni momento della sua vita di essere, è una battuta che dice lui, eh, colui che non è, perché solo Dio è colui che è. E credo, l'abbiamo già accennato, che è importante sottolineare come lui non sia solo l'araldo della soglia cioè colui che scuote andrei ma nelle simmetrie del film il film è altamente simmetrico in questo senso la madonna del parto con i due angeli che sono complementari speculari e simmetrici la sola inversione dei colori ma sono lo stesso lo stesso angelo eh? lo stesso cartone quindi la Madonna del Parto non dà solo la possibilità di una idealità, non di una bellezza che salva, eh, di una sacralità che salva. La Madonna del Parto, per chiunque l'abbia visto come l'Annunciazione del Beato Angelico nei corridoi di San Marco, non sono belli, è riduttivo restituiscono il sacro cosa che all'inizio andrei non capisce dovrà fare il suo rito espiatorio l'attraversamento della vasca e allora mettere all'inizio la madonna di Piero della Francesca vuol dire anche dare il registro stilistico e tematico del film perché, per esempio, Domenico è speculare a ah, Andrei. Riflettete un attimo, sono soli tutti e due, sono diversi tutti e due, tutti e due sembrano testimoniare una mediazione necessaria. Tutti e due hanno avuto questo amore egoistico e protettivo per la loro famiglia. I loro cani sono uguali, le loro mogli sono tutte e due madri. E serve i due figli sono tutti e due biondi tutti e due durante il sacrificio sono assistito da due figure mute andrei dal matto che anticipa eh, lo sconvolgimento del fuoco e domenico per terra tutte e due perché è un professore di matematica domenico l'altro uno scritto hanno abbandonato l'abito del laureato io non sono un poeta laureato. Tutti e due accantonano gli egoismi. Tutti e due accettano l'offerta di sé per arrivare alla trascendenza. Certo, è che Domenico è un personaggio che viene dalla Russia. Il sogno di Dostoevsky, la Russia che salva il mondo, questo. Forse un limite, ripropone addirittura una figura tipica della cultura russa. Se, se pronuncio bene si chiama Giurodovsko, il cosiddetto folle in Cristo. Avrete visto cosa accade nell'antro, eh? Cosa offre Domenico, oltre a ottenere la promessa che compirà Andrei l'attraversamento della vasca? Cosa gli offre? Pane e vino. Gli fa un'offerta eucaristica, oltre ad avere dentro di sé residui del Full che viene da Shakespeare, dell'idiota di Dostoevsky. La sua sola presenza, pensate. Cancella ogni omologazione. È la sua sola presenza pura poesia. Andiamo avanti. Eugenia, abbiamo detto che Eugenia non ha fede, anzi lei dice che per lei la fede è. Un semplice termine linguistico, dal resto fa la traduttrice, non ha marito, non, non sembra non aspettare nulla. L'unica cosa che vediamo attiva in lei è il desiderio che ha di Andrei. È aggressiva. Si muove in interni, o se deve andare all'esterno, in atmosfere che sono sempre asfissianti, claustrofobiche. E abbiamo già sottolineato il fatto che non si inginocchi e che in un gesto equivalente all'inginocchiarsi cada nell'albergo. Questa è la testimonianza della sua incapacità di andare oltre. È incapace di qualsiasi dialettica, di qualsiasi apertura. È curiosa, ma la sua curiosità è mondana, verrebbe da dire. Non ha accolto, vi ho detto non aspetta. Infatti non regge il rifiuto di Andrei. Lei si scopre addirittura il seno in un'offerta di sé. Ma soprattutto è forse questo che gli impedisce di inginocchiarsi davanti alla Madonna del parto. Sembra incapace di accogliere il dono della maternità. Perché non la capisce? E anche presuntuosa, pensa di conoscere Andrei e attraverso Andrei la Russia, solo perché è traduttrice, ha imparato la lingua. Tarkovsky la inserisce nel film come immagine della donna moderna, che pur nella sua bellezza, ovviamente fragile come ogni bellezza eh, umana. Pur testimoniando lo splendore, abbiamo detto, la inquadra come una pittura del 400, pare destinata a perdersi, si scandrà via con uno che fosse un malavitoso a Roma, quando scappa da Andrei. Pare destinata a perdersi, e vi dico come, come quei capelli che in un'inquadratura vediamo in mezzo a un pettine. Non sono lì per caso. Dicono eppure quanto è necessario in questo momento, eppure lei, interprete, e abbiamo detto, mediatrice, accompagna Andrei ne a seconda i desideri, ne accetta le stranezze, ma soprattutto è lei che lo conduce da domenico. Certo, lui glielo chiede. Ma è lei che lo porta fuori dall'altro. Quindi dobbiamo dire che, anche se non sarà mai con l'altro, riesce a dar voce all'altro. Qualcuno ha scritto, e io non posso anche essere d'accordo, che è una specie di virgilio. Quindi non arriverà mai in paradiso, no? Però risulta quasi indispensabile per permettere ad Andrei di attraversare i suoi inferni, i suoi purgatori e di giungere sulla porta dell'oltre. Quindi in qualche modo potremmo anche definirla un angelo custode, non il solo del film. Andiamo avanti, se no non finiamo più. Courage, andiamo avanti. Oh, questa è la moglie, che però vediamo solo nei sogni di. E anche questa che vediamo è una sequenza onirica, dove vediamo insieme la moglie, che però vediamo in pieno volto, di Andrei e Eugenia. Si esplorano i volti, lo vedete, e si guardano anche in un certo momento, qui non, è, non si vede, con una forte intensità. Però non, vediamo da una parte il volto della moglie, che ha in sé i tratti della semplicità, ma anche di una certa austerità. E in una battuta del film, lui dirà a Domenico che sua moglie è come la Madonna del parto. Vedete che ha recuperato quella Madonna del parto, che non ha voluto andare a vedere però specifica più nera. Esattamente così dice. E ovviamente qui c'è il risalto e la contrapposizione tra questi capelli neri e i capelli biondi di Eugenia. Eugenia rappresenta il Rinascimento in qualche modo, eh e la moglie rappresenta la tradizione, ma è la casa, la cura, è la funzione importante. Solo un'immagine, senza bisogno di commento, questo è uno dei figli, teoricamente dovrebbe essere un figlio di Domenico, però lo si potrebbe leggere tranquillamente, tutti e due abbiamo detto hanno figli con... E qui si rivolge a me, al papà, e dice: Papà, lo vediamo solo in questa circostanza parlare. Vi faccio notare che però ha in mano quel ramoscello verde che abbiamo già visto in Stalker e che è il segno di una promessa, è il segno di un'apertura. E qui dice semplicemente: Papà, e questa la fine del mondo. Ma perché ci colpisce? Perché. È il personaggio nel film che esplicitamente ci guarda, esplicitamente ci interpella, esplicitamente chiede a noi una risposta. Andiamo avanti, siamo quasi alla fine. Eh? Questa è l'altra bambina. Questa è Angela, quella che c'è in fondo alla chiesetta allagata. Lei è lì. Vedendola ci viene da dire che è lì da sempre, poi più semplicemente ci viene da dire che aspetta o oh, è lì ad accogliere Andrei. Ma è, è il genio slocci, è l'angelo che protegge il luogo e con lei il nostro Andrei riesce a essere sincero. C'è tutto un monologo che lui fa tra russo e italiano, recita anche in parte una poesia di Asseni in russo. C'è questo monologo confessione che fa davanti all'innocenza. Arriva quasi a ridere, a ridere di se stesso. No? La bambina non dice quasi niente, eh? non fa domande, risponde soltanto. è silenziosa, rivelatrice, come tutti i bambini di Tarkovsky. Come vi dicevo, l'impressione che abbiamo è che sia lì da sempre, appunto, un altro angelo nella ricchissima angelologia del cinema di Tarkovsky. Vediamo questa stupenda immagine. Andiamo avanti, siamo alla penultima immagine. Questa è una variazione. È la, il suo, un sogno dove Tarkovsky, eh, Tarkovsky Andrei, Andrei Tarkovsky, possiamo dire così. Abbiamo detto che c'è questo. Vede la moglie incinta, vede la sua Madonna del parto. Qualcuno ha detto: Ma no, sembra un simulacro, sembra quasi statuaria. Io la ritengo una variazione onirica. Della Madonna di Piero della Francesca. Anche lei è donna e madre, profondamente donna, profondamente madre, proprio come la Madonna non orlata, ornata, scusate, sbagliato non ornata, di Piero, che è l'immagine con cui noi chiudiamo la nostra serata. Ecco, la prima cosa che ci colpisce in questo affresco di Piero, che probabilmente è un omaggio alla madre, Piero lavorava in piazze molto importanti, eh, per esempio a Rimini lavora per il Malatesta, a eh, Arezzo per i signori di Arezzo, a eh, San Sepolcro per i notabili. Qui lavora per, per nessuno di fatto. Monterchi è il paese natale di sua madre. E nel cimitero di Monterchi c'era una chiesetta e sulla parete di questa chiesetta lui affresca, poi l'affresco è stato staccato ed è stato messo in un piccolo museo che a lungo era la biblioteca, era la biblioteca di Monterchi, è un piccolo paesino. Diciamo, la datazione è molto incerta, vada, pensate c'è una forbice enorme, dal 1445 per molti studiosi al 1459 per altri. Diciamo che è una Madonna assolutamente atipica, anche rispetto ad altri lavori di Piero della Francesca. Priva di ogni elemento ornamentale, non ci sono gioielli, non c'è nessun elemento regale. È una contadina, se non fosse per la perfezione, gli ovali, voi lo sapete che gli ovali di Piero della Francesca sono irrepetibili. E sono il segno di una perfezione che ha solo il femminile, perché invece le figure maschili sono più tortuose, più curviline, non hanno questa, c'è in Piero questa venerazione per la figura femminile, può darsi che sia la madre, per carità, non, non abbiamo elementi biografici così ricchi per poter... Qui il gesto è di una semplicità allarmante, no? Questa mano sul ventre. Ma pensate, quella fessura bianca, quanto racconta, quanto contiene. Questo sguardo che è piegato su se stesso, quindi possiamo dire sul ventre specie di meditazione sulla propria maternità ed è così importante il gesto della mano destra che produce quel movimento della mano sinistra sul fianco che serve proprio a equilibrare il peso dovuto al pancione e tu hai è bellissimo, d'accordo, poi è una Madonna che entra in scena, che entra, i due angeli cosa fanno? Alzano il sipario, su cui ci sono questi segni della melagrana che è il frutto legato alla passione, alla resurrezione, ma non stiamo a sciupare l'apparizione, la visione che non c'è una prospettiva vera e propria, viene verso di noi. E poco rilevanti sono i due angeli che hanno proprio solo la funzione di offrirci Maria. Infatti sono uno la coppia dell'altro, no? abbiamo detto, abbiamo parlato di simmetria. Ora dobbiamo dire che questo capolavoro di Piero della Francesca illumina il film di Tarkovsky. è data la, la qualità del testo pittorico che riesce a legare la cultura russa, bizantina, l'icona alla grande pittura del 400 del, del, del 400, del pieno 400. Ma Andrei non la va a vedere, la conquista l'abbiamo detto nel finale. Dove concilia gli opposti. Tuttavia, posta all'inizio, diventa una traccia, sia a livello figurativo, per il discorso della simmetria, che riguarda tutti i rapporti, Eugenio, -Andre, Eugenio Andrei, Andrei Domenico, sono tutti speculari e simmetrici, così come i due angeli, ma che non devono nascondere. Il senso sacrale raramente in pittura voi vedrete una figura così eternamente sospesa allora se cogli questo elemento questo aspetto dentro là la, la semplicità della raffigurazione perché c'è una semplicità assoluta noi Facciamo, guardando questo quadro, una vera esperienza di un'incredibile sacralità. Voilà!